Vediamo insieme come realizzare un 360 gradi rig, noto anche come Dave Lane Rig. Il punto di partenza è questo, ovvero una girella con anellino collegata a uno spezzone di fluorocarbon di circa 25 cm, con il nodo ricoperto da un po' di putty di tungsteno. Ok? Adesso prendiamo l'amo, importantissimo. Deve avere una forma longshank, ovvero una curvatura molto lunga e l'occhiello possibilmente rivolto all'interno. Per intenderci, i famosi Fox Serie 5 erano perfetti allo scopo e lo sono tuttora. Infiliamo l'amo in questo modo all'interno dell'occhiello della girella. Come si può vedere, l'occhiello della girella blocca perfettamente l'occhiello dell'amo al suo interno. A questo punto capiamo perché è importante che l'occhiello sia piegato verso l'interno. Se sviluppiamo una trazione in questo modo, notiamo che la girella è più o meno dritta, cioè i due anellini sono in linea, non vengono piegati verso l'interno. Se usassimo un amo invece a gambo dritto, questo occhiello sarebbe spinto verso l'interno e farebbe un angolo che è deleterio e creerebbe un punto di rottura molto debole in questo punto qua. Adesso, una volta piazzato l'amo all'interno della girella, prendiamo una piccola perlina di silicone e la infiliamo sull'amo. Cominciamo a metterla così, poi vedremo la posizione precisa. È il turno di una girella. E poi un'altra perlina di silicone. A questo punto noi legheremo l'esca qui sulla girella, aiutandoci con un po' di dental floss. Cosa importante per chiudere il rig è parlare della posizione delle perline. La posizione corretta è questa. Ovvero le perline che vanno a formare una sorta di croce. Ok? La perlina bassa, che è praticamente in linea con la punta dell'amo. La perlina alta, che è quasi alla fine della curvatura. In questo modo otterremo un rig veramente efficace. In acqua, la posizione del rig sarà questa. È perfetto per essere utilizzato con le pop-up, ma va bene anche per le affondanti, perché ha una grandissima mobilità. Si muove molto in tutte le direzioni. La girella serve proprio questo. Consente all'esca e all'amo di girare in qualsiasi direzione. La presenza di questi snodi può sembrare un aspetto che indebolisce questo rigging, in realtà è ciò che dà il suo punto di forza, ovvero l'estrema possibilità di rotazione, ruota in tutte le direzioni.